Ciao, allora oggi parliamo di capelli, di shampoo, ma soprattutto di shampoo secco. Perché? Perché lo shampoo secco io l'ho sempre amato, soprattutto per quando arrivo a fine settimana, magari ho deciso di lavare i capelli il giorno dopo, però la sera voglio fare qualcosa, oppure il pomeriggio devo fare qualcosa e scusate, e non voglio raccogliere i capelli, allora lo shampoo secco salva sempre, è così, e salva. Questo che vi parlo è della Batiste, che trovo che sia capelli puliti subito senza acqua. È un 150 ml e costa sui 5 euro. E ne ho provati vari, ne ho trovati soprattutto vari, in commercio ultimamente ce ne sono tantissimi, credo che questo sia il più economico e il più valido, sicuramente. E come si applica lo shampoo secco? Intanto, questa è un'informazione molto forte, ma comunque sì, lo trovo il migliore. Si applica, intanto si agita molto 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 e poi si spruzza sui capelli, facendo attenzione soprattutto a farlo sulle radici, perché la parte del cuoio capelluto che va ad assorbire, se serve, che assorba più sebo e più sporco, più smog. Soprattutto su quello capelluto si massaggia abbastanza. Poi si rimuove l'eccesso con un asciugamano, si pettinano i capelli, magari a testa in giù, così tutto l'olio dei capelli va sulle punte e non andiamo a riappiccarlo con il pettine. Si rimuove di nuovo l'eccesso e siamo pronti. Vedete subito la differenza, perché comunque sia da piatti quali erano, trovano un po' di volume, sono meno ed è. Come posso dire? Perché dire parla di capelli sporchi non è il massimo, però comunque sia, siamo nel mio canale, quindi comunque sia, quando trovate i capelli che restano, ad esempio, fate così e restano in questa posizione perché sono molto sporchi e questo davvero risolve tante situazioni. Trovo che quando magari so che devo lavare il giorno dopo, però la sera voglio fare qualcosa, un'applicazione di questo è ok. Troverete sul canale anche un metodo alternativo per lo shampoo secco, perché questi shampoo, si dice shampoo, durano poco, cioè questo per fare un'applicazione valida e che i capelli sembrino comunque puliti, ci va tanto prodotto e quindi ho trovato un metodo alternativo che condividerò con voi. Comunque sia, trovo che alcuni ultimamente in commercio dicono per i capelli scuri non vanno bene perché lasciano i capelli quasi bianchi. Sì, anche questo, perché alla fine è una polvere bianca. Però se andiamo a rimuovere bene l'eccesso con l'asciugamano, vedete che il capello è leggermente più opaco rispetto al lavaggio normale. È più opaco, questo sì, non è così lucido. Però comunque sia, non è bianco, sembra capello grigio. Ed è comunque pulito, cioè voi metteteci le mani in mezzo, lo trovate morbido e pulito. Quindi io intanto fatemi sapere se avete provato qualche shampoo secco, quale preferite, quale vi trovate meglio e se avete provato questo in particolare come vi trovate. Io spero vi sia stato utile e al prossimo video. Ciao!